Maria De Filippi. Caos al parterre senior di uomini e donne. Nella giornata di domenica si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate del parterre senior di uomini e donne. Stando a quanto riportato dal portale Il Vicolo delle News, nello studio 6 dell'Helios in Roma è accaduto di tutto. La pace tra Ida e Riccardo. C'è stata una forte discussione tra Armando e Veronica, al punto che Maria De Filippi è andata via chiudendo prima il trono over. Inoltre l'opinionista Tina Cipollari ha avuto una lite col pubblico, mentre Gemma Galgani ha incontrato qualche suo ex chiamato all'appello dalla Vamp Frusinate. Tina si arrabbia col pubblico, Gemma Galgani rivede un suo ex, la registrazione è partita con Tina Cipollari che se l'è presa con un signore del pubblico. Uomo che conosciamo bene perché qualche settimana fa ha detto alla Vamp Frusinate che a 70 anni non sarebbe arrivata tonica come Gemma Galgani. Motivo l'opinionista lo ha chiamato Gemino e poi è partita la discussione. Inoltre l'ex moglie di Chico Nalli ha voluto far scendere l'uomo dalle scalinate facendolo pesare sulla bilancia che ha segnato 100 kg. Ma non è finita qui, visto che nello studio di uomini e donne sono arrivati alcuni ex della Galgani. In pratica si è presentato Michele Di Bari e questo momento, stando al vicolo delle news, si è portato via mezza puntata. Momento piccante al trono over di uomini e donne. Subito dopo Maria De Filippi ha chiamato Valentina Autiero al centro dello studio, che ha mandato via due cavalieri che non le piacciono. Ma, però, è molto interessata ad Andrea, che sta conoscendo anche Veronica Ursida. Durante la registrazione del trono over di uomini e donne c'è stato anche un momento molto piccante. I protagonisti sono stati Marcello Michiasanti e Anna Maria. L'uomo ha chiesto a quest'ultima di chiudere la gambe perché ha una minigonna e le si vede tutto, il parterre maschile dietro infatti era tutto con gli occhi spalancati e bramosi di guardarla. Segui Controcultura su Instagram, clicca qui. Thank you.